Spettacolo esaltante quello messo in scena domenica scorsa al Palamelilla di Ortona, dove in un intenso derby d'Abruzzo la Wear Basket ha avuto la meglio sulla seconda in classifica Amatori Pescara, andando contro ogni pronostico. In vista del match è stata organizzata la giornata bianco-blu, che ha richiamato al palazzetto un gran numero di pubblico sia tra i locali che tra gli ospiti, occupando buona parte dei posti disponibili nell'impianto. Sia dalla palla a due, le due formazioni dimostrano di potersela giocare ad armi pari, con continui botte e risposta che vedono, comunque, avere la meglio i padroni di casa, che chiudono il primo tempo sul più 4. Al ritorno dalla pausa lunga, però, Pepe esce dal suo letargo ed indemoniato infila un filotto di canestri a fuori l'arco che conducono i biancorossi sul più 10, scioccando i ragazzi di coach Quilici. Ma è a 3:22 alla fine del terzo quarto che accade il fattaccio che svolta la partita. Pepe, cercando di fermare la transizione di Alessio Di Carmine, commette il suo secondo fallo antisportivo e viene espulso di conseguenza. Pescara, orfana del suo miglior realizzatore, subisce la rimonta di una Rinata Ortona che prima impatta il risultato sul pari e negli ultimi 10 minuti infila la stoccata finale grazie anche a degli immensi Luca Castellucci e Gianluca Di Carmine, chiudendo il match sul 67-64. Con questo risultato fanno 2-2 tra Pescara ed Ortona e gli scontri diretti negli ultimi 2 anni, con le due squadre che si sono alternate alla vittoria nel Superderby regionale. Trionfo inaspettato e più che gradito per la Wear, che si allontana sempre più dalla zona playout, cominciando a vedere non più con il binocolo una possibilità di postseason. Per Pescara invece netto passo indietro dopo il successo contro Bisceglie e preoccupante dimostrazione di quanto la squadra di coach Salvemini sia Pepe dipendente. È stata una bella partita. Abbiamo vinto un derby per i cittadini, per la città di Ortona e per questa società che sta crescendo tanto, che è giovane. Ci siamo allenati bene tutta la settimana, una partita che abbiamo sentito tanto per i ragazzi soprattutto di casa. Di solito noi ci ritroviamo a parlare sempre quando perdiamo. Dai, una volta tanto è andata bene e festeggiamo una vittoria. Poi c'era una bellissima cornice di pubblico. E così è ancora più bello giocare e vincere. Noi siamo venuti senza Di Donato, con molti acciacchi, abbiamo perso il miglior giocatore della partita dopo con altri 14 minuti da giocare sul più 10. Brava Ortona a crederci. Noi abbiamo sbagliato delle scelte che sono state elementari, abbiamo subito 48 rimbalzi da una squadra fisica, perché sapevamo che era fisica. Quindi bravi a Ortona, complimenti a loro, ma noi abbiamo fatto una partita. Nel terzo quarto la sua squadra aveva 10 punti di vantaggio. È successo qualcosa nel terzo quarto, però, mi sembra. Comunque veramente complimenti a Ortona, che ha fatto una partita incredibilmente elevata. E noi dobbiamo imparare a giocare sotto pressione, perché non lo abbiamo fatto. E sinceramente torniamo a casa con la consapevolezza che dobbiamo lavorare tanto. E lo sapevamo. Non è una sconfitta. Due squadre che onorano l'Abruzzo, mister. Ah, mi sembra di sì, penso che questa sia una bella cosa.